Passerei quindi subito la parola al dottor Andrea Vianello, direttore della struttura complessa di fisiopatologia respiratoria ospedale Università di Padova, pneumologo, anestesista e rianimatore. Prego. Grazie Aldo per l'invito. Io discuterò rapidamente delle complicanze respiratorie, o meglio, più che delle complicanze, della patogenesi, forse dei problemi respiratori nelle malattie neuromuscolari e in occasione delle ultime slide della presentazione darò qualche spunto riguardante l'interrelazione che c'è e ci può essere tra gli aspetti nutrizionali e gli aspetti respiratori. Spero di essere riuscito ad essere abbastanza chiaro, perché se è vero che il professor Angelini ha detto prima che il lato destro del tavolo conosceva poco di problemi nutrizionali, è probabile che il lato sinistro sappia poco di problemi respiratori, per cui cercherò in qualche modo di essere il più chiaro possibile. Sì, il punto di partenza è questo, cioè che l'impatto che le complicanze respiratorie hanno nelle malattie neuromuscolari è un impatto estremamente rilevante. Primo, perché la probabilità di comparsa di insufficienza respiratoria è una probabilità estremamente frequente, inevitabile in alcune malattie, Duchenne, SMA1, malattia del motoneurone, frequente in altre, non le cito tutte, più occasionale o addirittura rara in altre ancora. Il secondo aspetto che ne determina la rilevanza è che, come tutti noi sappiamo, la complicanza respiratoria è la causa del decesso nel 65-70% dei soggetti affetti da malattie neuromuscolari, nonostante i progressi che ci sono stati dal punto di vista terapeutico nel corso degli ultimi 15-20 anni, di cui peraltro in linea di massima non parlerò oggi. Quindi cerchiamo di chiarire perché insorga l'insufficienza respiratoria in questi pazienti, e quindi tenendo anche, focalizzando in parte l'attenzione sul collegamento che ci possa essere tra il meccanismo di insorgenza e poi i risvolti, gli aspetti di tipo nutrizionale. L'insufficienza respiratoria ha due possibili meccanismi di insorgenza: o sorge per un cedimento, per il cosiddetto lung failure, cioè per il cedimento dell'organo di scambio, il cedimento del polmone, o sorge per il cosiddetto pump failure, cioè per il cedimento della pompa ventilatoria. Ora, nelle malattie neuromuscolari il polmone è assolutamente integro, è primitivamente integro, diciamo, per cui l'insufficienza ventilatoria è l'insufficienza ventilatoria di pompa. Per pompa, anticipazione o parentesi, il cui segnale tipico è la cosiddetta ipercapnia, cioè la ritenzione di anidride carbonica. La pompa, con i termini di pompa respiratoria o pompa ventilatoria, si intendono in sostanza tutte quelle strutture che a monte del polmone sono coinvolte nel mantenimento della ventilazione alveolare, cioè nel trasporto di aria dall'atmosfera agli alveoli polmonari nei quali avviene poi successivamente lo scambio gassoso. Quali sono le ragioni per le quali nelle malattie neuromuscolari si progredisce verso l'insufficienza ventilatoria? Le ragioni sono fondamentalmente riconducibili a tre categorie. Primo, se la ventilazione, mettiamola così, è effettiva ed efficace nel momento in cui ci sia un buon equilibrio tra il controllo nervoso della respirazione, la capacità dei muscoli respiratori di contrarsi e il carico a cui questi muscoli sono sottoposti per garantire la ventilazione, nelle malattie neuromuscolari l'insufficienza respiratoria può insorgere per un'alterazione di ognuno di questi tre possibili fenomeni, ognuno di questi tre possibili meccanismi. Primo, insorge o può insorgere naturalmente perché è compromessa la capacità contrattile della muscolatura respiratoria, c'è una perdita di forza. Per quale ragione? La prima e più ovvia ragione è che la muscolatura respiratoria sia coinvolta dalla miopatia di base. Questo è un fatto tipico di una serie di amplissima di malattie neuromuscolari, qui ne sono descritte alcune, che il cui quadro clinico è riconducibile al coinvolgimento del muscolo diaframma, cioè del principale muscolo della respirazione. Ma non solo, c'è una correlazione diretta tra la perdita di forza dei muscoli respiratori, quella RMS vuol dire respiratory muscle strength,
e l'incremento progressivo di CO2, di PaCO2, che è il marker dell'ipoventilazione alveolare, quindi del difetto della pompa ventilatoria. Ma non solo. Le ragioni per le quali insorge l'insufficienza respiratoria sono riconducibili da un lato alla perdita di forza, dall'altro all'aumento di carico a cui i muscoli respiratori sono sottoposti. Per quali ragioni? Varie, tra le quali sicuramente la principale è la ridotta espansibilità della gabbia toracica, la quale a sua volta è pure riconducibile alle importanti malformazioni di tipo scoliotico e di tipo cifoscoliotico che caratterizzano una grande parte delle malattie neuromuscolari. È chiaro che di fronte a un torace di questo genere, se anche i muscoli respiratori fossero efficienti, cosa che peraltro molto spesso non è, si troverebbero a confrontarsi con una situazione meccanica estremamente irrigidita e estremamente difficile da mobilizzare. Il terzo punto è che l'insufficienza ventilatoria insorge o perché è ridotta la capacità dei muscoli respiratori, è aumentato il carico, o sono compromessi i meccanismi di controllo della ventilazione. I meccanismi di controllo della ventilazione possono essere compromessi in maniera primitiva in alcune malattie, per esempio nella distrofia miotonica di Steinert è descritta un'alterazione dei meccanismi di controllo neurologici della ventilazione, oppure per ragioni acquisite, evento questo molto più frequente. Con quale sequenza? In sostanza, se la capacità ventilatoria è al limite della normalità o magari è al di sotto della normalità, il sonno è la fase in cui si slatentizza l'insufficienza ventilatoria. Questo perché il sonno è una fase di fisiologica depressione della capacità, diciamo così, respiratoria. L'esposizione notturna a delle transitorie fasi di insufficienza ventilatoria e di ritenzione di CO2 è ciò che provoca come conseguenza una specie di resettamento, di riregolazione, di risistemazione dei centri respiratori che tendono a deprimersi adattandosi ad un ridotto livello di ventilazione polmonare. Quindi in sostanza al meccanismo congenito, in alcuni casi, anzi nella maggior parte dei casi, si sovrappone o si affianca un meccanismo acquisito di perdita di controllo della ventilazione. Quindi si innesca la sequenza che vedete riportata qui, sequenza di insufficienza respiratoria, prima notturna e poi diurna, che viene accelerata e viene in qualche modo stimolata dal non raro sovrapporsi di infezioni del tratto respiratorio. Qui il discorso è un po' complicato, ma insomma, qual è l'effetto dell'interazione di questi fenomeni? L'effetto dell'interazione di questi fenomeni è il passaggio attraverso una fase che viene definita di fatica muscolare respiratoria, la quale fase di insorgenza della fatica poi passa ad una tappa successiva che è sostanzialmente l'adattamento alla fatica. Che cosa significa questo? Significa che i muscoli respiratori, a fronte di una condizione di affaticamento, di insorgenza di fatica, riducono la loro attività, così che il paziente adotta un profilo ventilatorio, cioè un modo di respirare estremamente tipico. Qual è questo modo di respirare? Qui lo vedete indicato un po' da quella freccia, cioè è un profilo respiratorio rapido e superficiale. Come è noto, quasi tutte le persone che hanno una difficoltà respiratorio importante, a un certo punto cominciano a respirare velocemente, magari superficialmente. Bene, questo succede qui, ma allora questo che cosa provoca come conseguenza? Un fatto chiaro, e cioè a noi interessa la ventilazione alveolare, cioè interessa l'aria che arriva negli alveoli, che è quella utile agli scambi gassosi. Quest'aria è uguale praticamente al volume corrente, cioè la quantità di aria che ogni persona inspira ad ogni singolo atto respiratorio, meno l'aria del cosiddetto spazio morto, delle prime vie aeree, che non interessa a nessuno perché non è utile agli scambi gassosi, per la frequenza respiratoria. Nel momento in cui si cambia modo di respirare, e cioè si assume questo profilo rapido e superficiale, si riduce il volume corrente, d'accordo? Aumenta la frequenza respiratoria. Ma siccome l'aria dello spazio morto, la prima qui in alto, è ineliminabile, ciò che si riduce con questo modo diverso di respirare è la quantità di aria che è efficiente agli scambi gassosi, che è quella che
arriva agli alveoli. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Tutto questo provoca come conseguenza una riduzione della ventilazione alveolare. E qual è l'effetto finale? L'effetto finale è che la ventilazione alveolare è inversamente proporzionale alla PaCO2, cioè la pressione parziale di anidride carbonica nel sangue. Quindi se si riduce la ventilazione, aumenta progressivamente la CO2. E non è un discorso esclusivamente, diciamo, fisiopatologico, in quanto alla ritenzione di CO2 è legato lo sviluppo di tutto il quadro clinico tipico di queste malattie, nonché poi l'evoluzione prognostica sfavorevole. Super rapidamente, tutto questo a che cosa corrisponde? Corrisponde a, appunto, allo sviluppo di un quadro clinico e anche alla possibilità di cogliere dei dati funzionali. Il quadro clinico da che cosa è caratterizzato in questi pazienti? È dominato, a parte naturalmente il problema neurologico, ma in stadi avanzati è dominato dal problema respiratorio, che è un problema respiratorio particolare in quanto riconducibile non tanto all'abbassamento dell'ossigenazione quanto alla ritenzione di anidride carbonica. Quindi da che cosa è caratterizzato questo quadro? Lo vedete, fatica, debolezza, dispnea sì ma non necessariamente e soprattutto sintomi di cronica e progressiva ritenzione di CO2, e cioè cefalea, ipersonnolenza diurna, disturbi dell'umore, sonno disturbato per le ragioni che vi ho detto prima, con una lenta progressione, se non si interviene efficacemente, verso la carbonarcosi, il coma carbonarcotico, eccetera, eccetera. Ci sono dei segni, non vorrei farvi perdere troppo tempo, ci sono dei segni dell'evoluzione di questo quadro e ce n'è uno che viene definito come patognomonico. Questo segno patognomonico è il cosiddetto respiro paradosso addominale, che è questo. Cioè, in sostanza, nel corso della progressione e dell'evoluzione, la ridotta capacità contrattile del diaframma, che è andato incontro a fatica, fa sì che questo diaframma non si contragga più in inspirazione, ma venga praticamente risucchiato verso l'alto dalla depressione creata dalla muscolatura respiratoria accessoria, generando un rientramento dell'addome che è paradosso, perché normalmente quando una persona respira tranquillamente, in fase di inspirio scende il diaframma e l'addome protrude verso l'esterno. Questo è un segno cosiddetto patognomonico di fatica muscolare diaframmatica. C'è da dire che il fatto che poi questo torace si muova poco e ci siano tutte queste limitanti meccaniche che ho descritto, se presente questo fenomeno fin dall'età infantile, in questo caso prende l'atrofia muscolare spinale, alla lunga condiziona anche lo sviluppo e la crescita del polmone, che viene limitata nonostante che il polmone non sia un organo primitivamente interessato dalla malattia. Sì, ancora un paio di dati per dire che tutto questo è quantificabile, misurabile e anzi il dato funzionale respiratorio è un dato di riferimento per la grandissima parte dei trial clinici che vengono condotti sulle malattie neuromuscolari, proprio perché è un dato quantificabile attraverso un parametro soprattutto, e questo parametro è la cosiddetta capacità vitale, cioè che qui è indicata come VC, e che è la massima capacità di aria che una persona è in grado di mobilizzare. Questa capacità vitale, diciamo così, che descrive l'impatto, diciamo, la compromissione funzionale, e è stata utilizzata anche per descrivere la storia clinica respiratoria dei pazienti. Per esempio, nel caso, sono nostri pazienti, questo nel caso della distrofia muscolare di Duchenne, la capacità vitale descrive un tipico plateau, che vedete è questo, che corrisponde sostanzialmente alla perdita della deambulazione e che ha un valore prognostico rispetto all'aspettativa di vita. Nel caso della sclerosi laterale amiotrofica invece c'è un andamento molto più turbolento, molto più rapido. Ci sono degli altri dati, ma forse adesso non è il caso di entrare nei dettagli, che di tipo morfologico anche, che ci descrivono, diciamo così, la compromissione muscolare respiratoria. È molto facile misurare la forza dei muscoli respiratori attraverso degli strumenti di misura molto semplici che ci danno delle indicazioni abbastanza precise sul livello di compromissione funzionale. È molto facile misurare la capacità di tossire dei pazienti, e questo è un parametro che è molto utile perché indica, si chiama flusso di picco in corso di tosse, significa che si misura la velocità d'aria con cui un paziente è in grado di generare
nel corso di un colpo di tosse. Parametro molto utile perché dice della capacità di una persona di disostruire i bronchi e quindi della necessità o meno di essere assistito dal punto di vista appunto della tosse. Anche questo molto semplice. Vedete, va misurato, è un dato importante che va misurato in condizioni ottimali, cioè le condizioni nelle quali il paziente è in grado effettivamente di generare la massima capacità di tossire. In questo caso qui, adesso io oggi non ne parlo, è un paziente che misura più in corso di ventilazione non invasiva, che non ne parlo oggi, ma è, come sapete, il tipo di trattamento che ha assolutamente rivoluzionato la prognosi di questi pazienti. Siccome a noi interessa alla fine l'effetto finale è la ritenzione di CO2, e la ritenzione di CO2 si misura attraverso un esame molto semplice che si chiama emogas analisi, che misura appunto i gas del sangue. Da ultimo, per tutto quello che abbiamo detto, dal punto di vista funzionale una valutazione critica è quella riguardante l'andamento della respirazione durante il sonno, perché la valutazione di questo dato rappresenta, diciamo così, fornisce una finestra prognostica, dato che il sonno slatentizza delle alterazioni eventualmente non ancora presenti in fase di veglia. Questo è il gold standard diagnostico, cioè la cosiddetta polisonografia. In realtà nel corso degli anni la valutazione respiratoria notturna è stata molto semplificata. Da ultimo, due note, quindi tenuto presente tutto quello che ho detto, due note su come le alterazioni nutrizionali possano interferire con la funzione respiratoria. Beh, ci interferiscono in due o tre, possono interferirsi in due o tre modi, cioè in relazione alla dose, alla quantità sostanzialmente, all'apporto nutrizionale, in relazione alle caratteristiche, diciamo, alla tipologia della nutrizione e in qualche modo anche in relazione alla tempistica con cui la nutrizione viene effettuata. Quali sono in questi pazienti i problemi nutrizionali critici? Beh, diciamo che per esempio, prendendo come riferimento la distrofia muscolare di Duchenne, c'è una certa equidistribuzione tra il rischio di obesità e il rischio di malnutrizione, che vedete riguardano in entrambi i casi all'incirca il 40% dei pazienti. La ragione principale della malnutrizione è una, e purtroppo mi dispiace che prima sia stato detto, prendo atto che prima sia stato detto che masticare molto è fondamentale per varie ragioni. In realtà la fatica masticatoria è una delle ragioni che principalmente limitano la capacità di nutrizione dei malati neuromuscolari. Quindi purtroppo su di loro non può essere più di tanto applicato questo dettato della masticazione protratta. Poi ci sono altri fattori che interferiscono. Per esempio, è stato fatto cenno, molti di questi pazienti seguono una terapia steroidea cronica. La terapia steroidea certamente interferisce, per esempio, con il rischio di obesità. È da tenere presente poi che più passa il tempo, più aumenta in questi malati il rischio di, cioè la scarsa capacità di deglutire aumenta il rischio di inalazione e limita quindi la capacità di alimentazione e crea anche, apre la strada a tutta una serie di altre complicanze. La malnutrizione com'è che su questi pazienti interferisce? Beh, per quello che vi ho detto prima, bisogna ricordare che la cattiva nutrizione favorisce l'atrofia dei muscoli respiratori e quindi agevola l'evoluzione verso il deficit di pompa, riduce la capacità di funzione del drive ventilatorio, cioè del meccanismo di controllo della respirazione, favorisce il rischio di infezioni. Ultima, penultima diapositiva. La tipologia di alimenti importante, in particolare è noto da sempre, che diete ricche di carboidrati sono controindicate per pazienti che evolvono verso problemi respiratori, e questo per la semplice ragione che esiste una correlazione stretta tra l'introito di carboidrati e la produzione di CO2. Ora è chiaro, come è scritto qui, che se un paziente ha una normale capacità ventilatoria è in grado di compensare l'aumentata produzione di CO2. Se un paziente è in condizioni già che sono già al limite del compenso, aumento della compensatorio della ventilazione non può magari essere erogato, e tutto questo si traduce in ipercapnia, cioè in ritenzione di CO2. Ultimo punto, ricordare quindi un paio di semplicissime provvedimenti che sono stati già citati anche dal professor Angelini.
attenzione a monitorare regolarmente l'andamento ponderale di questi pazienti, ricordare che un aumento brutale di supporto, di supporto nutrizionale, in particolare con alte percentuali di carboidrati, rischia di incrementare la CO2 e quindi l'evoluzione verso l'insufficienza ventilatoria, ricordare che alcuni tipi di diete possono interferire con la capacità di difesa immunitaria e il problema delle infezioni, un problema estremamente critico in questi malati, ricordare da ultimo, è stato fatto cenno prima, che alcune specifiche tipologie di malattie neuromuscolari beneficiano di alcuni particolari approcci nutrizionali, il caso del deficit di carnitina, il caso della glicogenosi che è stato citato anche prima. Grazie per l'attenzione.